si è abituati di solito a datare la nascita dell'anarchismo in Spagna da una visita di un, tra virgolette, apostolo dell'anarchia, un emissario di Bakunin ai tempi della Prima Internazionale. Certo, questo ha avuto la sua importanza perché ha costituito un collegamento tra le realtà potenzialmente anarchiche e le dimensioni europee. Però in realtà la forza dell'anarchismo spagnolo, per capirla, bisogna collocarla in tutto un filone, no, di critica antiautoritaria che già esisteva nella Spagna prima dell'arrivo di Fanelli, che è del 1868. E Fanelli stesso lavora con questi gruppi, sono gruppi di federalisti, gruppi laici, gruppi di rinnovatori senza una precisa ideologia ancora. E Fanelli porta il verbo, per usare sempre questo linguaggio un po' criticabile, di Bakunin, che è un verbo basato sulla rottura con la politica che invece perseguiva il Partito Socialista, sulle illusioni parlamentari, l'abbandono anche di ogni esagerata centralità operai all'interno di un processo rivoluzionario, e questo ha avuto la sua importanza, anche sono ragioni del suo successo, perché già in Spagna c'era una forte presenza ovviamente di braccianti, la struttura produttiva era prevalentemente rurale e appunto non si poteva pensare ad una rivoluzione senza i contadini. E Bakunin, come sappiamo, anche per le somiglianze con la storia russa, esaltava la funzione del contadino e del bracciante, e perciò questo è stato un elemento. Un altro elemento è stato l'anticentralismo, perché appunto mentre lo Stato spagnolo ruotava attorno a Madrid e tutto si decideva a Madrid, anche la nomina di un postino, ebbene invece il Bakunin e l'anarchismo hanno proposto il decentramento, l'autonomia massima, la possibilità per i vari territori di autogestirsi in condizioni di semi-indipendenza in sostanza, e lo vedremo questo nella rivolta cantonalista di cui adesso non si può parlare. E poi c'è stato anche l'impegno, no, ateistico di Bakunin in una zona, in un paese dove la Chiesa Cattolica aveva un ruolo di oppressione, di lavaggio del cervello, di complicità con gli sfruttatori, che era di grande peso, di grande rilievo, data anche la sua struttura capillare. Bene, queste ragioni e anche altre, se vogliamo, spiegano, secondo me, in parte appunto il radicamento dell'anarchismo, però più nella sua forma di anarcosindacalismo, cioè in una forma di rivendicazione. Ecco, lì diciamo, gli anarchici hanno avuto una dimensione di massa, ma era attraverso l'anarcosindacalismo. Gli anarchici specifici, diciamo che non erano così numerosi, non erano così pesanti sulla storia spagnola come è stata la CNT, che ha condizionato per esempio la Seconda Repubblica, che ha partecipato in prima fila alla guerra civile, che ha cercato di difendere quelli che erano le conquiste dopo decenni e decenni di lotte.